Quest'oggi sono qui con Alessandra del canale Matematicale perché andremo a fare una pulizia completa del viso in più step, quindi partiremo dalla detersione. Insomma, tutti i passaggi di una skin care completa e ha portato i suoi prodotti, ve li farò vedere. Lei utilizza i prodotti di Estetista Cinica, quindi insomma li proverò anch'io, anche se non direttamente sulla mia pelle, sulla sua. Lei si trova molto bene, quindi sono curiosa di vedere almeno le texture. Partiamo quindi con il primo step, quello della detersione, e come prima cosa con la mia bacinella di acqua tiepida vado a inumidire solo leggermente il viso perché poi andrò a utilizzare uno strumento che è il foreo, che ulteriormente utilizzerò inumidito, quindi la quantità d'acqua dovrebbe essere sufficiente per formare una bella schiuma. Utilizzo questo prodotto che è lo spumone, va un po' agitato. E vado a fare, è nuovo, quindi 4 tap, e utilizzo appunto, come dicevo, il foreo, che è questo dispositivo che mi è stato regalato da Lauretta per Natale. Lo accendo in modo che inizi a vibrare e dopo averlo inumidito lo passo sul viso. Vado a insistere sulla zona e i lati del naso. E sulla fronte, in quanto solitamente la zona T è quella che ha bisogno di più detersione. A questo punto sciacquo il foreo. L'acqua sia rimasta tiepida.
Sul naso vado con la parte liscia dell'asciugamano. Dopo la primissima fase di detersione con il foreo, la pelle è già molto liscia, in quanto ovviamente i micro dentini di silicone vanno a svolgere un'azione già esfoliante, ma vado a utilizzare anche questo Smoothie Gentle Scrub, questo qui, che appunto è lo scrub Vera Lab dell'estetista cinica. È uno scrub detergente viso e ne prendo una quantità davvero molto piccola, in quanto non abbiamo bisogno di esfoliare molto ancora. Prelevo quindi una piccola quantità. Insisto più che altro sulla zona T, in quanto abbiamo già esfoliato il resto utilizzando il foreo e non voglio esagerare con l'esfoliazione, ma su una pelle grassa come quella di Alessandra la zona T è sempre abbastanza problematica. Insisto sul mento, bagno solo un pochino le dita sui lati del naso e infine appunto sul mento. E a questo punto, sempre utilizzando l'asciugamano, vado a rimuovere il prodotto stando attento a non sfregare troppo, perché comunque i microgranuli dello scrub sono ancora presenti sulla pelle. Controllo che non ci siano residui. E a questo punto, ora che la pelle è veramente liscissima, andremo a fare una maschera. Abbiamo alcuni campioncini qui, maschere che potremmo utilizzare: questa crema maschera viso di Herbolarium, questa maschera viso all'acido ialuronico, questa maschera carbon detox, ma penso di utilizzare questa all'acido ialuronico, che appunto è una maschera viso a triplazione molto adatta, ma non eccessivamente pesante e corposa, in quanto appunto la pelle di Alessandra non necessita di un'idratazione esagerata. Vado ad aprire il campioncino
ora applico una quantità abbastanza generosa di maschera su tutto il viso. Credo che non sia una maschera che si secca, perché non penso sia a base argillosa. Questo ci permetterà di rimuoverla un po' più agevolmente. Tutto il viso, anche qui sul mento, ovviamente lasciando libera la zona del contorno occhi e del contorno labbra, sempre molto importante quando si fanno delle maschere. Dietro leggo che bisogna lasciarla in posa 10 minuti, quindi adesso noi attenderemo questo tempo e poi torniamo con gli altri step della skincare. Abbiamo atteso circa 10 minuti, infatti probabilmente vedrete che la crema è un po' meno bianca proprio perché è stata in parte assorbita. Nel frattempo ho cambiato l'acqua, dovrebbe essere un po' più tiepida rispetto a quella di prima che si era raffreddata, e quindi vado a rimuovere la maschera utilizzando lo stesso panno morbido, questo era di Yepoda. Bagno bene, bene, bene. Con la rimozione accurata di tutta la maschera residua, anche bene, bene i lati del naso, dove avevamo fatto anche lo scrub in modo un po' più intenso. Possiamo dedicare all'idratazione vera e propria. Utilizzerò questo tonico che si chiama Luce Liquida, sempre della stessa linea. Si tratta di una lozione illuminante antimpurità.
un pochino sulle mani. Stimolando anche la microcircolazione. A questo punto, questo primo step di idratazione, prendo la crema, in questo caso faremo anche un piccolo unboxing in quanto la crema è ancora confezionata perché Alessandra l'ha appena riacquistata. Si tratta della Wonder C-Cream, che appunto è una crema viso con vitamina C antiossidante. Sulla fronte, sul mento, e ora la spalmo con movimenti circolari. Bene, bene sulla fronte. Bene fare sempre un massaggio dal basso verso l'alto in modo da bene sul naso e sul resto del viso. Prendo un ulteriore pump di crema e la metto anche un pochino sul collo. Bisogna sempre ricordare di idratarlo. Ok. A questo punto l'ultimo step di idratazione che facciamo quest'oggi è con la crema contorno occhi, sempre della linea per la
Club questa crema contorno occhi, si chiama Curl Lift ed è una crema anti-age elasticizzante e rimpolpante. Ne prelevo una piccola quantità, la metto direttamente sul dito. Come vedete, veramente una piccola quantità. E la vado a mettere non direttamente sulla palpebra, ma appunto sul contorno occhi, quindi nella zona al di sotto del sopracciglio e in questa zona qui, diciamo dell'occhiaia. La palpebra è estremamente delicata, quindi è sempre bene non applicare al di sopra dei prodotti, quanto potrebbero finire in qualche modo negli occhi. Però appunto sul consistenza di questo prodotto è sicuramente nutriente, ma anche molto liscia. Ecco qui. La skincare è terminata, quindi abbiamo fatto, come abbiamo visto, molti passaggi. Però tutti assolutamente necessari per una pulizia profonda. Come sapete, io sono una grande amante della cosmesi coreana, ma anche in questa linea di prodotti ho rivisto un po' la stessa concezione, fatta di più passaggi per arrivare ad avere sia una pelle molto pulita che allo stesso tempo idratata. Anche perché, vabbè, Alessandra, siamo coetanee, quindi abbiamo già una certa, dobbiamo anche un po' idratare. Ho svelato anche la tua età, perché sanno quanti anni ho. Sei un po' grande. Vabbè, un anno. Io spero davvero che il video vi sia piaciuto. Io mi sono rilassata nel fare questi passaggi. Sicuramente la pelle, posso testimoniare che è molto liscia e idratata. Questa non è una collaborazione con Estetista Cinica, purtroppo, cioè, no, i prodotti li hai presi pagati, però visto che mi ha sempre detto che si trova molto molto bene Alessandra, li citiamo volentieri, insomma. Poi se volesse arrivarci una collaborazione, noi siamo sempre pronte e aperte. Io sono pronta. Allora, ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi se non volete perdervi i prossimi video rilassanti. E prima che questa ragazza mi si addormenti sul divano, vi salutiamo, vi saluto. Vi mando tanti baci e vi auguro una splendida